Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Spero che abbiate fatto cose interessanti durante la quarantena, tipo recuperare le vostre serie su Netflix, oppure scoprire la piattaforma di Disney Plus, oppure fare Battle Royale su Fortnite. Quanto a me, oltre ad aver fatto le citate cose, ho potuto rigiocare dopo tanto tempo a Spyro Reignited Trilogy. Eh sì, preferisco chiamarlo Spyro anziché Spiro, perché suona più cafone. Perché a me suona meglio Spyro the Dragon che Spyro the Dragon, capito? Va bene, vaffan... So che molti di voi penseranno che è un gioco facile, sia per il livello di sfida, sia per quella piccola cosa che hanno aggiunto riguardo a trovare più facilmente le gemme che ci lasciamo dietro di solito. In effetti, se dobbiamo paragonarlo alla trilogia di Crash, non ci sono paragoni, ma non per questo non ci incaccheremo come suricati. Infatti, in questo video vi elencherò i 10 momenti di tutta la trilogia che mi hanno fatto stressare parecchio. Per la cronaca, per stressare intendo quei momenti che mi hanno fatto più imbestialire. La difficoltà in quei momenti è soggettiva. Alla numero 10, morire per colpa dell'acqua. Cominciamo con qualcosa di facile. Nel primo capitolo avremo a che fare con tantissimi nemici: Nork, stregoni, folletti e animali imbufaliti. Ma il nemico più mortale di tutti è l'acqua. Sarà anche un cliché vivente, però non è possibile che il nostro eroe può morire se finisce in una fontana. Andiamo! Cosa che potrebbe succedere nel mondo dei domatori e in uno dei suoi livelli come Palude Nebbiosa, dove oltre ad affrontare mostri feroci anche abbastanza tosti, dovremo stare attenti a come planeremo, perché al minimo sbaglio finiremo nell'acqua e creperemo. A numero 9, campione dei pesi massimi. Nel minigioco di Bentley in Altari Congelati, il nostro Yeti dovrà sconfiggere due volte il suo avversario, nella nobile arte della box, per recuperare delle uova. Se il primo incontro risulterà abbastanza semplice, il secondo vi creerà qualche grattacapo. Non solo l'IA risulterà molto difficile da batterla in 3 round, ma sarà anche un po' più buggata perché alcuni pugni che daremo sembra che non lo sfiorino. Ci ho messo tipo mezz'ora a metterlo KO e non sapete quanti santi ho nominato nel mentre. Alla numero 8, Popcorn di Cristallo. Cono di Magma è uno dei miei livelli preferiti di Rift of Rage, se non fosse per quel maledetto minigioco dei Popcorn di Cristallo. In una delle missioni per trovare le sfere dovremo affrontare Hunter in una gara a chi raccoglie più cristalli che escono da terra. Richiederà molta velocità e soprattutto ottimo orientamento con la telecamera, visto che il ghepardo, soprattutto nella seconda manche, si dimostrerà più veloce di voi. A numero 7, quei dannati funghi! E torniamo con i minigiochi del terzo capitolo. Nel livello Palude dei Brividi, Sheila dovrà aiutare dei ceccati del cavolo a trasportare delle bombe per liberare delle uova. Se ci siete riusciti al primo colpo, allora siete dei maghi. Invece, per i comuni mortali come me, ci sarà da soffrire, perché bisognerà memorizzare ogni singola cosa che quelle lucciole che parlano in rima faranno, ma soprattutto assicurarci di schiacciare quei maledetti funghi, visto che al minimo errore dovrete ricominciare ancora, e ancora, e ancora, e ancora! Detesto i funghi. A numero 6, la boss fight contro Gulp. Forse la boss fight più difficile della trilogia, secondo me, perché questo bestione dà filo da torcere non solo per i suoi tentativi di schiacciarci, ma anche per colpa di quei cannoni che sparano onde energetiche. Per non parlare che se si mangia le nostre munizioni, i suoi attacchi diventeranno micidiali, e se mangia i nostri polletti, recupererà la vita che gli abbiamo tolto. Ho preferito mettere lui nella classifica piuttosto che Spike, perché personalmente è più duro abbattere questo dinosauro. A numero 5, le missioni secondarie della Fonte Mistica. Ho attraversato il ghiaccio, okay. Ho attraversato anche l'oceano. Sì. Ho passato 2 ore in un labirinto pieno di elefanti lumaca in cerca di una matita. Cosa? La Fonte Mistica, o Acquitrino, come lo volete chiamare voi amanti della nostalgia, è una piaga! Non tanto per la missione principale dove dobbiamo abbattere tutti quegli elefanti lumaca, ma per quelle secondarie! Sono indeciso se il momento più snervante è rincorrere quei ladri di lampadine più veloci dei classici ladri di uova, sbagliando ripetutamente e morire nell'acido, oppure passare mezz'ora della propria esistenza a capire come cercare di recuperare la matita del professore. Alla numero 4, GoldenEye 009. Forse dirò un'eresia, ma io non sopporto l'agente 9, quella scimmia frenetica il cui scopo è arrostire le chiappe dei Rinok con la sua pistola laser. E nonostante la sua host sia una delle mie preferite, i suoi minigiochi sono un po' tosti per uno che non è abituato a sparare tutto in prima persona. A cominciare da quello della fabbrica dei fuochi d'artificio, dove avremo a che fare con un'orda di ninja Rinok che sbucheranno dalle casse e ci faranno delle imboscate. E per uno che va in panico facilmente, come me, l'azione diventa troppo esagitata, con la paura di morire da un momento all'altro. Per non parlare anche del minigioco delle miniere del dinosauro! Dove quei lucertoloni appariranno da ogni parte dello schermo solo per bucherellarci come con la Brody.
Sentite, per uno come me questo è caos assoluto. A numero 3, la supercarica di cime alberate. Salve Spyro, se vuoi fare un tour davvero sensazionale di cime alberate, non fermarti a una sola supercarica. Vai ad esplorare cime alberate, diceva. Ti divertirai, diceva. Certo, come no. Per raggiungere quei punti e beccare quei ladri, mi ci sono voluti 3/4 d'ora per capire la sequenza di supercariche da prendere. Quante cadute, quanti tentativi, quanto orrore, quante vite sprecate di Johnny Draghi in quella che io ritengo un'impresa più ardua di quella della stanza segreta in torri spettrali. Ma il bello di tutto ciò è che quando ci riuscirete, vi dimenticherete immediatamente come cacchio avete fatto. A numero 2, Colline Frattura. L'incubo di tutti i veterani che hanno giocato a Spyro e anche di quelli che ci giocheranno. Immagino che esista un girone apposta nell'inferno dantesco composto da tutti i rage quitter che hanno bestemmiato in questo livello. Non solo combatteremo con nemici mimetizzati che ci mangeranno o ci scaglieranno le loro api assassine oppure che possono morire solamente se spinti nella lava, ma avendo pure un solo checkpoint nel livello la cosa si farà molto più frustrante. Ma tutti noi ci ricorderemo di questo livello per quella maledetta missione di scorta in cui dovremo accompagnare l'alchimista Hunter, senza che esso venga colpito da quelle versioni mal riuscite della cosa. Io vi consiglio di fare la sua missione dopo aver imparato la testata, perché quando ritornerete per la missione di Hunter sarete costretti a rifare quel minigioco da capo. E come ciliegina sulla torta, il percorso da fare con la supercarica per salvare un fauno. E lì si sbaglierà tante, ma tante di quelle volte che voi umani non potete immaginare. Ma prima di passare alla numero 1, ecco altre menzioni onorevoli. Mi chiamo Piccolo Bobbip e ho perso le mie mucchine. Le mucchine! Continue battaglie non fanno altro che scappare. Puoi aiutarmi a farle tornare nel mio recinto? Alla numero 1. Hai sconfitto Nesty Nord, raccolto le uova di drago, salvato tutti i draghi e trovato ogni tesoro nel regno dei draghi. Come ti senti? I livelli del volo fanno schifo e chi li ha programmati è un criminale. Ed eccoci alla cima di questa montagna di frustrazione che sono stati 5 livelli del volo del primo gioco. Non ridete! Lo so che state ridendo, ma per me quei livelli del volo del primo capitolo sono stati terribili. Avevi poco tempo per prendere tutto, dovevi usare la massima precisione per attraversare i varchi e soffiare i nemici, e se toccavi di poco l'acqua, perdevi! Io Spyro the Dragon l'ho finito in 5 ore, ma 1 ora e mezza l'ho persa per colpa di questi livelli. Grazie al cielo, con gli altri 2 capitoli hanno reso questi livelli speciali un po' più semplici, ma le cicatrici mi rimarranno impresse nella mente. Per sempre, sempre, sempre. Spero che vi sia piaciuto questo mio parere personale su una delle mie serie preferite, che mi auguro che tornerà con nuovi giochi che siano meglio delle porcherie che hanno macchiato il buon nome della trilogia principale. Dico bene Enter the Dragonfly! Fantastico! Dai Sparks, diamoci una mossa! Abbiamo un sacco di lavoro da fare se vogliamo trovare quelle libellule! Pensi che riusciremo mai a prenderci un giorno di vacanza? Attento Spiro, c'è un UFO caprino veramente grosso nelle vicinanze. Le pelle del vecchio doppiaggio che ti rimangono nella mente.